Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la terza domenica del tempo di Avvento è conosciuta tradizionalmente come la Domenica Gaudete. Infatti vedete che il viola dei paramenti si stempera in un rosaceo, un colore di festa, perché si avvicina la festa, è più vicina la nostra salvezza di quando diventammo credenti, dice San Paolo. La notte è inoltrata, mettete via le opere delle tenebre. Perché? Perché sta per giungere la luce. Ecco la testimonianza di Giovanni, che è un uomo mandato da Dio per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. E scusate, ma la luce ha bisogno di un testimone? Dio ha bisogno di qualcuno che gli faccia da testimone? La risposta la troviamo proprio in questa affermazione di San Giovanni, perché tutti credessero per mezzo di lui. Ora, cari fratelli e sorelle, poco prima dice sempre San Giovanni Evangelista, questa volta, che un popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. La vera luce viene nel mondo e le tenebre non l'hanno riconosciuta. Se noi siamo nel buio più fitto e arriva una luce immensa, possiamo forse vedere qualcosa? No, ne rimaniamo abbagliati, ne rimaniamo accecati, non vediamo, non comprendiamo. Allora Dio, perché tutti fossero salvati, ecco che manda avanti il suo testimone che stemperasse quella luce che stava per giungere e abituasse gli occhi di coloro che dovevano ricevere quel messaggio, gli occhi dell'anima, a vederla quella luce, a essere capaci di vederla, perché Dio vuole la salvezza di tutti. E allora dice San Paolo nella lettera ai Corinzi che i giudei chiedono miracoli e i greci vogliono la sapienza. Dio si fa uno e l'altro, dà miracoli, dà sapienza e si fa stolto, e si fa debole per ridurre alla debolezza tutte le cose che sono e per arrivare a tutti. Anzi, in realtà impareremo con il messaggio evangelico che sono proprio i piccoli quelli che riescono a comprendere e a vedere questa luce che viene e a godere di questa gioia. Fratelli, sorelle, avete ascoltato la prima lettura tratta dal profeta Isaia? È in due parti, perché in effetti è lo stesso profeta che parla, ma in due momenti diversi dello stesso capitolo 26esimo. Nel primo segmento è evidentemente Gesù che parla. E infatti Gesù proprio questo brano lo attribuisce a se stesso nella sinagoga di Nazaret. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. L'unto, chi è? Il Cristo. Cristo vuol dire unto. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri. E chi sono i miseri, i cuori spezzati, gli schiavi, i prigionieri, coloro che godono dell'anno di grazia del Signore, che il Signore è venuto a proclamare e a portare sulla terra? Siamo noi, miserabili peccatori, popolo che dimora nelle tenebre dei nostri peccati, nelle tenebre del nostro egoismo, del nostro orgoglio, della nostra presunzione. Sappiamo tutto noi e in realtà non sappiamo un bel niente. E viene il Signore a sconvolgere tutto, a darci la sua luce, a proclamare la nostra libertà. Ci viene a liberare dalle schiavitù indegne, quelle schiavitù che oggi sono massimamente presenti, purtroppo, nella nostra società, nei mezzi di comunicazione. A volte viene quasi l'impressione di vivere sommersi in una fogna. Tante sono e tali sono le cose che siamo costretti a subire ogni giorno. Ogni giorno. Per via uditiva, per via visiva. Dico costretti a subire, perché anche quando uno non se le va a cercare certe cose, ne viene investito, è terribile. Però il Signore è venuto a liberarci da tutto questo, è venuto a rompere queste catene. E allora ecco la gioia della seconda parte di questo brano del profeta Isaia, che ciascuno di noi può cantare.
perché è proprio così. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Perché? Perché la vera luce è venuta nel mondo e ci ha trasmesso la sua luce, ha illuminato quella tenebra che ci circondava e ci penetrava e ci ha rivestiti della sua divinità. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Come? Credendo in colui che Egli ha mandato, credendo a colui del quale Giovanni dà testimonianza, che è la vera luce, che non ha bisogno per se stesso di nessuno che gli renda testimonianza, perché non c'è niente di più evidente della luce, e quindi l'evidenza non va testimoniata, non va dimostrata, non ne ha bisogno. Però a motivo della nostra miseria si è fatto indulgente e per questo si è fatto testimoniare, perché tutti credessero. Ora San Tommaso dice che sono due i modi che noi abbiamo per partecipare della luce divina, per essere liberati da questa tenebra che ci avvolge, per essere liberati dalla nostra schiavitù. Una è la partecipazione perfetta alla divinità, a cui accenna che sia nella gloria, a cui accenna il salmista: alla tua luce vedremo la luce. O così anche Apocalisse capitolo 22esimo: non vi sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Questa è l'illuminazione perfetta, quando vedremo faccia a faccia. Ora che siamo per via e siamo ancora da questa parte del velo, la nostra illuminazione è imperfetta e è quella che abbiamo per la fede. La fede che nasce dall'udito, da ciò che ascoltiamo, dai testimoni. Ecco perché Giovanni è venuto come testimone. Perché? Perché noi credessimo, perché tutti credessero. Ora dice San Paolo: vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosciamo in modo imperfetto, attraverso la fede, ma allora conosceremo perfettamente, come anche noi siamo conosciuti. Dio ci conosce perfettamente perché ci penetra, ci compenetra, conosce tutto. Dice il Catechismo di San Pio X alla domanda: Dio conosce tutto? Sì, conosce tutto, anche i nostri pensieri, anche i desideri più intimi del nostro cuore, anche quelli che non abbiamo coraggio di dire a noi stessi. E, per così dire, a Lui le chiavi in mano della nostra felicità. È Lui la nostra felicità, è Lui la nostra gioia. Per questo, accogliendo la testimonianza di Giovanni, accogliendo la luce vera che viene nel mondo, nella nostra vita, per mezzo della fede, essendo illuminati, sì è vero imperfettamente, ma comunque essendo illuminati, già adesso godiamo di questa gioia per la quale San Paolo, che era in catena, era perseguitato, aveva subito i 39 colpi dai giudei, aveva fatto un naufragio, era stato messo in galera e poi sarà ammazzato martire, può scrivere ai Tessalonicesi: fratelli, siate sempre lieti, in ogni cosa rendete grazie. Questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi, perché quando siamo illuminati dalla fede il mondo acquista un'altra prospettiva, un'altra luce. La fede è la luce con cui nostro Signore ci aiuta a guardare le cose di questo mondo, che sembrano tanto angoscianti, tanto preoccupanti se viste allo stesso livello. Siamo soverchiati da ogni parte da forze contrarie e spesso anche contrarie alla nostra fede. Eppure San Paolo dice: siate sempre lieti. Perché? Perché la fede ci aiuta
a innalzare lo sguardo verso l'alto e poi a riportarlo verso il basso e a guardare le cose di questo mondo nella prospettiva del Signore. E viste dall'assù, le cose di questo mondo non sono piccole così, sono insignificanti. Qualunque cosa è insignificante e perde di senso dinanzi all'eternità beata che ci attende. Tutto. Che altro c'è dinanzi a questo? Tutto è destinato alla polvere, tutto. Diceva Santa Teresa, nulla ti turbi, nulla ti inquieti, tutto passa, solo Dio resta, solo Lui. E allora vedete quanto è importante credere a Giovanni, affinché tutti credessero per mezzo di lui, che non significa affinché tutti il vedessero subito perfettamente, ma affinché ci si preparasse a capire che stava per accadere qualcosa, che stava per arrivare una luce, e piuttosto che dire no, mi abbaglia, non voglio vedere, non mi interessa, dire beh, forse potrei abituarmi, forse potrei cercare di vedere e di penetrare questa luce. Come fare? Beh, ecco qui, ha guardato il Signore l'umiltà della sua serva. Il Signore si rivela ai piccoli, ai semplici, agli umili. E allora, se pensiamo di sapere qualche cosa, se presupponiamo, beh, facciamoci stolti, dimentichiamo quello che sappiamo. Perché spesso troppa scienza è di impedimento a cogliere la luce vera. E dice, perché tutti credettero per mezzo di lui. E San Tommaso dice, beh, allora, visto che non tutti hanno creduto, che è venuto forse in vano? No, perché da parte di Dio, Dio ha fatto tutto perché tutti credessero. Tutti potevano credere, perché si è abbassato, è stato condiscendente. È da parte nostra il problema. Perché? Perché noi non vogliamo credere. È una scelta credere, è una scelta. Viene da una grazia di Dio che ci precede, ma poi è una nostra risposta dire sì Signore io credo. Nessuno può dire Cristo è il Signore se non gli viene dal Padre. E il Padre però ce lo dà a tutti. Ma non tutti rispondiamo Cristo è il Signore. Perché? Perché se rispondessimo tutti Cristo è il Signore dovremmo adeguare le nostre vite a questo. E noi le nostre vite spesso non le vogliamo adeguare al fatto che il Signore sia veramente, il Cristo sia veramente il Signore della nostra vita. Perché? Perché altrimenti dobbiamo rinunciare a questo, a quest'altro, a quel peccato, a quel vizio, a quelle cose che crediamo ci rendono felici, ma che invece sono proprio le catene che ci schiavizzano. E poi vengono, questa è la testimonianza di Giovanni, dice il Vangelo appunto di Giovanni Evangelista, parliamo di due Giovanni diversi, il Vangelo di Giovanni è di Giovanni Evangelista e Apostolo, Giovanni Battista è un altro, due persone distinte, Giovanni Evangelista era discepolo di Giovanni il Battista e fu il primo tra i discepoli di Giovanni Battista insieme ad Andrea, l'altro apostolo, il fratello di Pietro, a seguire Gesù, quando Giovanni lo indicò. Quindi Giovanni Evangelista è un testimone oculare di questi fatti. Era lì con Giovanni Battista che battezzava. Vengono gli inviati dei farisei e dei sadducei e dei sacerdoti per chiedergli chi fosse. E lui, Giovanni Battista, dice «Non sono io il Cristo». E loro non gli chiedono «Sei tu il Cristo?». Ma lui dice, io non sono io il Cristo. Perché? Perché la sua risposta era indirizzata più al pensiero di quelli. Perché? Perché vedevano andare migliaia di persone, tutta Gerusalemme, tutta la Giudea, andavano da Giovanni per farsi battezzare. Accadeva qualcosa di straordinario e i farisei, che erano la classe dominante, erano preoccupati, dicono, ma che succede? Tutta questa gente da Giovanni il Battista, il quale peraltro era nel deserto e viveva in un modo austero, era comunemente riconosciuto come un santo e peraltro usciva dalla classe sacerdotale perché suo padre Zaccaria era un sacerdote. Quindi non era l'ultimo, era un fatto incredibile e folle di persone andavano attirati dal carisma di Giovanni il Battista.
E allora vanno lì e domandano chi sei, ma non erano disinteressati. Perché? Perché sapevano che i tempi stavano venendo, erano maturi i tempi per il Cristo. E Giovanni gli dice subito: non sono io il Cristo. E allora gli domandano: sei tu Elia? Perché? Perché vedete, il battesimo nell'Antico Testamento era stato prefigurato per l'unto del Signore, per Elia che avrebbe dovuto annunciare, appunto, avrebbe dovuto precedere il Cristo, e per Eliseo, il profeta. E lui dice: no, non lo sono. E allora qui però va in contraddizione, sembrerebbe, con Gesù che dice lui è Elia. Giovanni Battista dice: non lo sono. E Gesù nel Vangelo di Matteo dice proprio, gli domandano: e lui Elia? Sì. Ma il problema è risolto dall'angelo stesso quando annuncia a Zaccaria la nascita miracolosa di suo figlio, perché al versetto 17 del primo capitolo del Vangelo di Luca dice che il bimbo camminerà dinanzi al Cristo con lo spirito e la forza di Elia. C'è un'analogia tra Giovanni il Battista e Elia. Non c'è un'identità di persona, sono due persone distinte, ma c'è un'analogia dichiarata da Dio stesso per voce dell'angelo. E questa analogia, questa somiglianza ci può essere in tre cose: nella missione loro affidata. Perché? Perché così come Giovanni il Battista precede la prima venuta di Cristo, così Elia precederà la seconda venuta di Cristo, cioè l'ultima in realtà, secondo San Bernardo la terza, perché quella, la seconda è l'intermedia che viene nelle nostre vite in spirito, ma insomma la venuta nella gloria sarà preceduta da Elia. Secondo, nello stile di vita, perché così come Elia era penitente, viveva nel deserto, in luoghi deserti, si cibava di pochissime cose, così San Giovanni Battista vestiva di pelli di cammello, viveva nel deserto, si mangiava locuste e miele selvatico, e ancora di più nello zelo. Elia dice: lo zelo del Signore mi divora, e San Giovanni Battista verrà ucciso per lo zelo della verità. Quindi c'è una fortissima analogia, non c'è un'identità di persone. Quindi può dire no, e Gesù può dire sì, perché sotto certi aspetti è Elia, per la forza, per le virtù, per le opere. E allora gli domandano: sei tu il profeta? Intendendo con questo Eliseo, ma anche intendendo il profeta, quello che aspettavano. E lui dice: no, non lo sono. Non lo sono. E questo non va in contraddizione ancora con il cantico di Zaccaria che dice: tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Perché Giovanni non è il profeta, è più di un profeta, sarà chiamato, ma è di più, perché è colui che indica il Signore. Va e prepara la strada. E chi sei allora tu? Rispose: io sono la voce di colui che grida nel deserto. Dice San Tommaso: si definisce voce perché la voce che accompagna la parola nella sua origine viene percepita per prima. Vedete, una cosa è la voce, la mia voce che arriva come onde sonore alle vostre orecchie, altra cosa è il contenuto della voce che penetra nell'anima e che rimane. Giovanni è la voce che grida nel deserto. E perché grida? Perché per farsi sentire da tutti, perché c'erano cuori induriti e spesso gente sorda che non voleva sentire. Allora bisogna alzare la voce, ma ancora di più. Grida perché? Perché parla con chiarezza, senza rispetto alcuno umano. Grida perché? Perché chi è lontano ha bisogno di essere richiamato ad alta voce. Era necessario. Perché? Perché il popolo si era allontanato da Dio. Dice il Salmo: è allontanato da me, amici e conoscenti. E ancora nel libro del profeta Isaia, al capitolo 42, c'è questo rimando: sordi, ascoltate, ciechi, volgete lo sguardo per vedere. Chi è cieco se non il mio servo? Chi è sordo come colui al quale io mandavo araldi? Chi è cieco come il mio privilegiato? Chi è sordo come il servo del Signore, il popolo di Israele? Nell'Antico Testamento, popolo di dura cervice.
tardo, che non vuole comprendere, e ora siamo noi che continuiamo a disprezzare i profeti, i messaggi del Signore. Dice San Paolo nella seconda lettura: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. E invece oggi siamo tutti infettati di razionalismo. Non ci può essere un intervento di Dio nel mondo, che se c'è profumo di miracolo, profumo di qualcosa di strano, no, è falso. Soprattutto se c'è un richiamo alla conversione, no, è falso, è tutto falso, tutto falso. San Tommaso in questo senso è terribile, perché commentando l'invidia che proprio questi testimoni questi inviati dei farisei manifestano, perché dopo che gli dice che non è il Cristo, che non è Elia, che non è il profeta, gli dicono: allora perché battezzi? Ma chi te lo permette? È questo perché, dice San Tommaso, e gli domandano questa cosa come per dirgli: non devi battezzare, dal momento che neghi di essere uno dei tre personaggi nei quali era stato prefigurato il battesimo. In altre parole, dicono, se tu non sei il Cristo, cui doveva appartenere la fonte della purificazione dei peccati, se non sei Elia né il profeta, come osi battezzare? E San Tommaso commenta: somigliano a costoro quegli invidiosi che vorrebbero impedire il progresso delle anime, poiché questo, scrive Isaia, è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Essi dicono ai veggenti, ancora parola di Dio, profeta Isaia: non abbiate visioni, e ai profeti: non fateci profezie sincere, diteci cose piacevoli, profetateci illusioni. Perché Dio oggi non può intervenire nella storia, secondo questi moderni razionalisti che mettono in dubbio tutto, anche la veridicità dei Vangeli. Signore, mi perdoni, perché non c'era un registratore? Non è possibile che Gesù abbia dato da mangiare con due pani e cinque pani e due pesci a 5.000 persone. O si può anche udire cose abominevoli del tipo che il Vangelo di San Matteo non è stato scritto da San Matteo e non è stato scritto prima del 70 dopo Cristo. Perché? Perché Gesù profetizza la distruzione di Gerusalemme. A questi che dobbiamo dire? Beh, pregate perché il Signore vi dia un po' di fede. Perché è tutto là, è tutto là. O ci crediamo in Dio che è onnipotente, può intervenire, anzi interviene nella storia efficacemente, o non ci crediamo. E non siamo neanche cristiani. Perché il cristianesimo non è una sociologia, una politica sociale, un volemos bene per sistemare le cosette nostre di questo mondo di tenebra. No, il cristianesimo è la buona novella, è la buona notizia, è la gioia ineffabile che viene da Dio. Perché? Perché non è tutto qui, perché non è tutto qui, perché abbiamo un paradiso innanzi, perché la luce vera che illumina ogni uomo è venuta nel mondo per liberarci dalla nostra schiavitù, che non è la pressione fiscale, e non è neanche questo governo, quello di 50 anni fa o quello che ci sarà fra 50 anni, perché non cambia niente di nuovo sotto il sole. Ci è venuto a liberare da queste dinamiche folli dove siamo tutti noi immersi come criceti dentro delle gabbie, lì a correre, a far ruotare le rotelle, prigionieri di un sistema che ci siamo creati da soli. No, la buona notizia è che non è tutto qui, è che abbiamo un cielo sopra la testa e dentro il cuore l'anticipo di questo cielo, ed è questa la gioia ineffabile che ci fa essere gioiosi anche in mezzo ai disastri che abbiamo intorno e che ci saranno sempre, perché lo abbiamo ascoltato qualche settimana fa. San Pietro che dice che questa realtà si liquefera, perché verrà trasformata in cieli nuovi e terra nuova nei quali regnerà la giustizia. Ecco la promessa: il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. La giustizia. E ancora
San Giovanni Battista, che dice: io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Gli dicono: perché battezzi? Lui battezza con l'acqua, come a dire: io vi lavo il corpo. L'acqua è fatta per lavare il corpo. Ma dopo di me viene uno che battezza l'anima, perché viene Dio e purifica l'anima. Ed è quella la prospettiva che noi dobbiamo comprendere. La prospettiva verticale, uscire dalle dinamiche, folli di un mondo che non ha voluto conoscere Cristo e che non lo conosce, non lo vorrà conoscere. Perché? Perché hanno orecchie e non intendono, hanno occhi e non vedono, sono sordi, sono ciechi, non vogliono capire la testimonianza, il testimone. Perché? Perché sono pieni di sé. E allora, cari fratelli e sorelle, non commettiamo questo errore. Accettiamo la testimonianza di Giovanni il Battista, accettiamo la testimonianza di tutti i santi, dei profeti che il Signore ci ha dato, perché noi credessimo anche con mezzi umani. E non crediamo a quelli che dicono: no, il Signore non può intervenire, no, il Signore si fa gli affari suoi là sopra, è distante, non interviene con mezzi straordinari. Io ai miracoli ci credo, ne ho visti di miracoli, e spero di vederne ancora. E se vi fermate a pensare, ogni giorno ne vediamo di miracoli nella natura che ci circonda. Ogni giorno arrivano segni da parte del Signore nelle nostre vite, solo che noi siamo troppo impegnati nella nostra tenebra per starli a sentire. E allora ecco l'invito di San Paolo: pregate ininterrottamente. La preghiera ci apre gli occhi, la preghiera apre le porte dell'anima affinché quella vera luce che sta per venire nel mondo nella sua prima venuta, che noi commemoriamo nella sua prima venuta, quella luce che illumina ogni uomo per mezzo proprio del battesimo in acqua e fuoco dello Spirito Santo, possa trovare degna dimora in noi e illuminare l'anima nostra con la sua fede, con la sua grazia, con la sua carità, in questo mondo di tenebra, affinché anche noi, partecipi di questa luce, possiamo essere la luce del mondo che Lui ha posto in questo mondo perché possiamo essere anche noi, ecco, testimoni di come San Giovanni Battista, affinché tutti quelli che ci incontrano possano credere, ai quali dobbiamo dare ragione della speranza che è in noi, perché abbiamo speranza, una speranza che è certezza che questa luce che vive ora in noi è solo l'anticipo di quella ineffabile che ci penetrerà e sarà luce infinita in tutti noi per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.